bella gente benvenuti in questo nuovissimo video. Non avevo mai pensato di fare una cosa del genere, ma è arrivato il momento di fare un video così. Perché ragazzi, ormai come avete letto dal titolo, ho questo salvadanaio da parecchio e l'ho praticamente riempito con tutte le monetine che mi capitavano a giro, o almeno quasi tutte. Quindi ovviamente qui dentro ci sono paghette vecchie. Ci sono il resto della spesa di quando andavo a fare la spesa a mia mamma e poi rubavo i soldi, ma quelli sono altri dettagli. Poi ci sono altro resto, insomma, di uscite magari che facevo, cioè per dirvi, no, le gite a scuola, stava 7 euro la gita, mio padre mi dava 10 euro, quei 3 euro magari non li spendevo e li infilavo qua dentro. E non so da quanto tempo più o meno io abbia questo salvadanaio, non me lo ricordo, ma saranno un paio d'anni almeno. Quindi adesso andremo a vedere quanto sono riuscita a racimolare appunto facendo così. Infatti, ovviamente non lavorando, non è che avevo un'entrata fissa, diciamo, da metterci dentro. Quindi non è che ho fatto ogni giorno un euro o cose del genere. Quindi è praticamente tutto a caso. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ok ragazzi, finalmente ce l'ho fatta, l'ho aperto in un modo abbastanza orribile, ma l'importante è esserci riusciti. Quindi adesso andremo a vedere il bottino. Questa è l'apertura che gli ho fatto, ma lasciamo stare. E come vedete ragazzi, è un bel gruzzoletto. Ci sono parecchi 2 euro, quindi in teoria qualcosa l'abbiamo racimolato. Sentiamo un po' il rumore che fa. È talmente pesante che con una sola mano non riesco a muoverlo, quindi speriamo in bene. Bene, adesso è arrivato il momento di svuotarlo. Farà un rumore assurdo, quindi abbassate il volume. Missione completata. Oh mio Dio, ragazzi, ci metterò un secolo per contarli. Adoro, adoro, che bello. Ora mi sento un po' come Paperon de Paperoni. Adesso ovviamente ragazzi dovrò contarli per vedere quanto abbiamo racimolato in tutto, quindi mi sa che vi metterò tutto il timelapse di me che conto e alla fine faremo il resoconto finale per farvi sapere quanto sono riuscita a cacciare fuori da questo salvadanaio. Io adesso penso che li lancio e niente, questo principalmente. Adoro. Ebbene ragazzi, ecco l'aggiornamento del timelapse che avete visto adesso. Praticamente ci ho messo un quarto d'ora per fare che cosa? Per dividere tutte le monetine. Quindi da una parte ho messo 20 centesimi, da un'altra 10, da un'altra 1 euro, dall'altra i 2 euro, dall'altra ancora i 5 centesimi, 2 centesimi e 1 centesimo. E questo è il risultato. Adesso praticamente mi ritrovo con una scrivania piena di monete everywhere. Adesso però arriva la parte più complicata, ovvero contarli tutti. Ok, rieccomi. Per non perdere la sanità mentale, ho deciso di prendere una penna ed un foglio. E qui adesso scriverò 5 centesimi totale, 2 centesimi totale, 1 centesimo totale e così via. Per avere, appunto, una volta che ho finito di contare in un mucchietto, il totale di quello che è. Per esempio, finisco di contare 5 centesimi, a fianco alla barra dei 5 centesimi scrivo totale, eccetera. Così poi alla fine farò un'unica addizione e vedremo quanto ho racimolato. Quindi adesso io mi metto a contare e ci rivediamo di nuovo alla fine del timelapse. Cinque, dieci, undici, venti, venticinque, trenta, venticinque.
Ebbene ragazzi, per quest'altro timelapse ci ho messo la bellezza di 25 minuti, perché ovviamente le ho suddivise in colonnine, poi ho contato le colonnine, è stato un bordello. Adesso vi spiegherò un po' come le ho divisi e alla fine vi farò vedere il totale. Ed eccoci qua ragazzi, queste sono tutte le colonnine che abbiamo diviso. Qua ci sono tutte le monete da 20, qua tutte quelle da 10, qua tutti 2 euro... un centesimo, due centesimi, cinque centesimi, le monete da 50 e quelle da un euro. Ebbene, questa è la suddivisione, non sarò qui a spiegarvi perché in realtà non mi ricordo manco io come le ho fatte le colonne, quindi niente, adesso vi farò vedere direttamente il totale. Ebbene ragazzi, ho appena fatto il calcolo con la calcolatrice rigorosamente, così da non sbagliare neanche di un centesimo, e volete sapere il totale qual è? Adesso ve lo dico, però prima... volevo farvi vedere come appunto ho scritto il tutto. Copro il totale e questo appunto è il risultato. Qua ci sono scritti tutti i 5 centesimi eccetera eccetera. Il totale ragazzi, badate bene, è questo. Non si vedrà mai, ma ragazzi sono esattamente 141 euro. Che voi direte, sono pochi? Sì. Ma se calcolate come le ho messi da parte, sono tantissimi in realtà. Ovviamente non nego che mettendone da parte magari anche 10 centesimi solo al giorno, costantemente per tutto il tempo che ho fatto il salvadanaio, magari ne avrei messi di più da parte. Però, essendo il fatto che non era costante e che comunque buttavo roba dentro un po' a caso, sono davvero molto contenta del risultato. Fatemi sapere se anche voi avete un salvadanaio, se ne avete mai aperto uno. E niente, fatemi sapere se vi piacciono dei video del genere, che magari in un futuro potrei pensare di portarne altri. E niente, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre col suo canale. Bella!